Radio Conversation, sono le 13.40, due giorni importanti, i prossimi che arriveranno, sabato e domenica, per il 17° Festival La Passione per il Delitto a Lario Fiere di Erba. E con noi c'è Paola Pioppi, che è la creatrice di questo evento che da 17 anni porta sul territorio lariano autori, scrittori, tutti quanti ovviamente dedicati al filone del giallo, del noir, al boiled, tutto quello che ci sta dentro, insomma, dove c'è un delitto, un assassino, qualcuno che scappa e qualcuno che cerca di acchiapparlo. Proprio detto sinteticamente. Ciao Paola e benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora, è bello parlare di delitti in questo caso, solo in questo caso, appunto perché il filone sembra inesauribile, ormai pronosticano sempre così la fine del genere giallo e invece il genere giallo si reinventa ogni volta, magari cambiando un pochettino la pelle, ma rimane forte. No? Tu che praticamente sei nata con il genere giallo e anche per lavoro, visto che fai la giornalista e ti occupi spesso di cronaca nera, ti devi imbattere in qualche cosa di veramente torbido. Come lo giudichi lo stato di salute del genere giallo al momento? Ma io credo che in questi due o tre anni, ultimi due o tre anni, si sia veramente ripreso bene, perché abbiamo avuto, allora, se pensiamo che già gialli in Italia se ne scrivevano negli anni 30, negli anni 20, già qualificabili come narrativa di genere. Abbiamo poi avuto negli anni 60 Scerbanenko, grandissimo maestro che rimane un punto di riferimento, e da lì in avanti il giallo italiano, il poliziesco italiano ha avuto un suo settore dedicato, importante, mai esaurito, che addirittura si è moltiplicato nei vari sottogeneri, il noir, il thriller. Abbiamo anche in Italia, seppure siano generi più legati a narrative straniere, americane, francesi, però anche in Italia abbiamo degli autori che si sono un po' distaccati dal giallo classico, spostandosi verso queste impostazioni. C'è stato un momento veramente di grandissimo exploit, assolutamente esagerato. L'idea di questo festival nel 2002 e anche il titolo, che è inteso ovviamente in senso ironico, La passione per il delitto, anche se non sempre viene colto con questa vena, erano nati proprio in quell'epoca dove per i delitti c'era una passione assolutamente sconfinata, al punto che tutta l'interesse anche per l'indagine scientifica, se vi ricordate, i criminologi, i RIS, insomma, era diventato un po' un argomento da bar pari al quello del calcio, quasi, quello di risolvere i casi di cronaca o di giudiziari importanti a livello nazionale. Tante trasmissioni televisive che seguivano addirittura in maniera ossessiva i casi. E quindi c'era un po' questo essere tutti esperti anche sull'andare. Tutti volevano fare le case scarpetta, diciamo così. E, no? Infatti, e quindi c'era un po' proprio questa passione attorno ai delitti, veri o di carta che fossero. Come sempre accade in questi casi, c'è stato un'esplosione addirittura distorta, tant'è che ci sono stati anni in cui si era moltiplicata l'editoria a pagamento, perché tutti quasi si sentivano in diritto di pubblicare un libro e con la convinzione che il loro libro fosse spendibile, degno di arrivare in libreria. Quindi nel momento in cui venivano rifiutati dalle case editrici professionali, e quindi da un percorso professionale di pubblicazione, di revisione del libro anche, pubblicavano da soli, e l'editoria a pagamento ha colto al volo ovviamente questa vena per interessi economici evidenti, però questo ha un po' inquinato il mercato, perché il lettore, che non è stupido, nel momento in cui ha cominciato a faticare a distinguere tra un prodotto editorialmente buono e un prodotto editoriale che poi non si rivelava tale, ha creato un pochettino anche di incertezze, anche quasi, certo, di disamore. Io sono uno di quelli, per esempio, che un po' si è disamorato proprio per una troppa ridondanza. Ma poi di bassa qualità, cioè, perché finché la ridondanza ha dei contenuti buoni, ma davanti a questi numeri non potevano essere tutti contenuti buoni, certo. Era inevitabile. Quindi c'è stato, secondo me, un momento un po' di stanchezza e anche quasi di disinvestimento poi per contrapposizione su questo genere. Devo dire che da due o tre anni a questa parte, secondo me, sta riprendendo alla grande. Certo. Sono ritornati i nomi, sono ritornati gli esordienti di buona qualità, quindi selezionati secondo dei criteri corretti da parte delle case editrici, degli editor,
insomma, delle stesse agenzie editoriali, e quindi il mercato si sta, secondo me, riqualificando bene, posizionandosi anche un po' su quello che è più la novel, comunque non proprio sempre strettamente di genere, perché come ci hanno insegnato i grandi italiani, cioè Banenco che tu hai citato, il giallo, comunque il noir, può essere benissimo un supporto per parlare anche di realtà locali, descrivere una città e i suoi abitanti. I milanesi di Celbanenco, per esesempio, legati ovviamente ad un'era, ad un periodo storico ben preciso, però così come lui, io ho scoperto per esempio tantissimi luoghi italiani proprio attraverso racconti gialli, gli Appennini di Francesco Guccini, per esempio, certo. li ho scoperti soltanto attraverso i suoi personaggi gialli, per cui ha mutato molto la pelle, ma rimane comunque sempre un genere che ha tantissimi appassionati in Italia, e la passione per il delitto in effetti dimostra che ogni anno la gente viene, sente volentieri gli autori che vengono a parlare con voi, poi la passione per il delitto, poi come vedremo, non è soltanto incontri con gli autori, ci sono anche dei bellissimi convegni, specialmente nella giornata di sabato, molto, molto specialistici, molto vivi anche dal punto di vista di come sono proposti, ci sono delle mostre, c'è anche da mangiare, c'è veramente tutto all'interno della passione sì, per il delitto. C'è un'idea di accoglienza globale dei due giorni, cioè se chi vuole venire viene appunto all'Ario Fiere, tra l'altro ci sarà in contemporanea la Fiera dell'Artigianato, ma comunque il festival ha degli spazi dedicati, un ingresso dedicato, perché tutto è a fruizione gratuita e libera, non occorrono prenotazioni, non c'è nulla a pagamento, anche gli aperitivi o i piccoli break di cibo, le merende, quello che serviamo. Salutiamo Federica Camperi, che è Camperi, nome che Camperi, sì, Federica Camperi, che è sempre è una nostra, esatto, è la nostra cuoca di fiducia. Ecco, adesso però parliamo anche degli autori attesi. Per esempio Celbanenco, abbiamo nominato lui, sì. Ci sarà la Cecilia, che è sua figlia. Esatto. Allora. Cecilia, che è quella, diciamo, della sua famiglia, delle figlie, che ha seguito più la vena legata alla narrativa. Lei è traduttrice e in un lavoro durato veramente anni e molto difficoltoso, è riuscita a mettere ordine in tanto materiale lasciato dal padre, che ha scritto quantità di romanzi, di lettere, cioè veramente Celbanenco ha lasciato una produzione sterminata di cui loro stessi hanno fatto fatica a prendere un po' consapevolezza, però finalmente è riuscita a fare questo lavoro molto completo e organico di scrittura della biografia del padre, costruita attraverso lettere, testimonianze, documenti. E Cecilia, tra l'altro, è veramente un'amica del festival, perché c'è sempre stata anche come moderatrice, insomma è una delle persone che ci segue da sempre, che è molto affezionata a questa manifestazione, però quest'anno sarà come ospite a parlare appunto della biografia del padre, e poi ci racconterà anche l'ultimo inedito pubblicato sempre da Nave di Teseo, perché ancora stanno riuscendo a trovare dei romanzi inediti di Celbanenco, perché lui tra l'altro era giallista, ma aveva avuto anche per un periodo un filone rosa quasi, quindi trovano ancora cose di una o dell'altro genere. Beh, sì. Sicuramente un grande della letteratura italiana, che piano piano sta anche così per essere rivalutato, al di là appunto di essere un maestro del giallo, ma proprio della letteratura del Novecento, che aveva un po' così squalificato, passato alla serie B, quei gialli che invece sono stati grandissimi per la letteratura. Io credo che lui sia riuscito a esplorare tutti i format possibili riconducibili al genere, cioè i suoi romanzi sono come delle icone congelate lì in ogni libro. Davvero comunque da riscoprire. Io lo consiglio sempre, se volete leggere un giallo vecchia maniera molto bello, andate a comprare un Celbanenco. Mentre tra gli autori più in voga, i nomi più in voga che vedremo al festival di quest'anno, c'è uno che è diventato famoso anche grazie alle fiction televisive, come Maurizio De Giovanni, no? Esatto, apre lui la giornata di domenica alle 11, ci tiene compagnia mentre serviremo un aperitivo, perché insomma sempre per il concetto di qui sopra, di prendersi un po' cura di chi ci seguirà per tutta la giornata, iniziamo proprio con questo aperitivo in compagnia di Maurizio De Giovanni, che porta il suo ultimo libro, che è appunto il Purgatorio dell'Angelo,
anche se lui ha in imminente uscita a novembre altri titoli, però Maurizio De Giovanni è un altro autore, insomma, che scrive tanto, lui è dedicato esclusivamente alla scrittura. E quindi riesce nell'arco dell'anno a mandare in libreria più cose, magari anche antologie, assieme ad altri scrittori, eccetera. Però diciamo che il suo ultimo di Einaudi è appunto questo, Il Purgatorio dell'Angelo, uscito credo a giugno-luglio, comunque abbastanza di recente. Lo presenterà proprio il Sì. 28 alla Radio Fiere per La Passione per il Delitto. Maurizio Di Giovanni, I Bastardi di Pizzo Falcone, tanto appunto per fare un Esatto. abbinamento che è chiaro a tutti. E poi arrivano anche degli amici del Festival della lunga data, come Piero Colapricco, per Esatto, esempio, esatto. tuo Ci sono collega milanese, giornalista esatto. milanese. Ci sono degli autori come Piero Colapricco, Valerio Varesi, che veramente sono con noi dalla prima edizione e quindi, cioè, vuol dire che sono da 17 anni e presentano libri al festival. E Piero Colapricco addirittura arriva con due libri, perché qui in programma noi abbiamo indicato Il fantasma del Ponte di Ferro, uscito una settimana fa, che è l'ultimissimo. In realtà lui ha anche La strategia del gambero, uscito lo scorso anno, ma già dopo il festival, credo verso novembre, quindi non aveva fatto in tempo a partecipare alla scorsa edizione, ma tendenzialmente ci parlerà di tutti i libri, di tutti gli ultimi due. Va detto che in questa edizione siamo riusciti a coinvolgere un po' di autori con libri freschissimi di E stampa. anche le altre edizioni, io ho trovato Sì. lì delle novità proprio al festival. Esatto, però tra la scorsa settimana e questa sono usciti Usciti almeno 5 o 6 libri che abbiamo in programma, insomma, ed è fantastico, fantastico. bello, Tra sempre. poco faremo anche qualche altro nome di ospiti al festival, prima ci sarà spazio per una canzone, ma volevo chiederti, l'hai detto prima, una delle prerogative di questo festival La Passione per il Delitto è trovare degli esordienti che poi, alcuni di questi sono diventati famosi, e personalmente, in tanti anni che seguo il festival, compro sempre un libro di esordienti e devo dire la verità, ho trovato delle cose bellissime proprio di autori tenuti a battesimo dal festival. Quest'anno ci puoi segnalare qualcuno di questi nomi? Sì, l'idea è sempre un po' questa, di fare un po' di commistione con degli esordienti, ovviamente che si ritiene di qualità o che comunque ci sono piaciuti, con dei nomi invece che funzionano. Allora, come nomi, tra virgolette, meno evidenti degli altri, abbiamo Filippo Venturi all'Incontro delle 13, perché, e con lui facciamo una cosa simpatica, perché il suo libro si intitola I Tortellino muore nel brodo. Quella, che bel Stanno titolo! arrivando domani da Bologna chili di tortellini artigianali fatti da sfogline bolognesi che saranno serviti in brodo Ma dai! durante l'incontro. Esatto. Vedi, Annidina, che Ma non puoi no, io mancare! sono Non puoi mancare! sconvolta, ma anche per delle altre coincidenze, poi lascio finire e poi dopo dico. Ti stai mettendo lì una Sì, serie? Sto un attimo nell'angolino, poi Un po' di dopo osservazione. arrivo, Allora, ci davvero. fermiamo un attimo per un po' di musica e poi torneremo perché non abbiamo esaurito il discorso su questo bellissimo festival, La Passione per il Delitto. Segnatevi la data, 27-28 ottobre, Lario Fiere di Erba, gratuito. Come avete sentito, un appuntamento che non è soltanto una serie di presentazioni librarie, ma come si può chiamare? Un happening? Sì, un happening tutto colorato di giallo e di noir.